bello amare il calcio. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team. Buonasera dallo studio centrale di TV6, anche questa stagione va in archivio e come avviene da decenni bisogna essere pronti a guardare avanti, campionato 2017-2018 che si preannuncia con una rivoluzione tecnica targata a Zeman. Il campionato di Serie B, lo ha deciso oggi il Consiglio federale, inizierà il 25 agosto. Andiamo a presentare gli ospiti di quest'ultima puntata. Ritrovo con piacere Antonio De Leonardis. Buonasera Antonio, ben rivisto. Al suo fianco un altro collega, Walter Nerone. Buonasera Walter, che vi ha tenuto compagnia con Tutto Campo. Grazie Walter. Ancora un altro collega più giovane, Orlando D'Angelo. Buonasera Orlando. Buonasera a tutti. Qui alla buonasera, mia sinistra Enrico. Francesco Di Francesco. Buonasera Francesco. Salve. E poi ritroviamo anche Riccardo Clinco. Buonasera Riccardo. Buonasera. Andiamo in regia da Andrea Costantini che ci preannuncia subito alcune novità di giornata. Non riguardano solo il Pescara ma anche altre discipline. Buonasera Andrea. Buonasera Enrico, buonasera a tutti i nostri amici da casa. Sì, dicevi bene, tantissime le notizie. Iniziamo proprio dalla disciplina che non è quella del calcio ma è del calcio a 5, perché è una notizia di grande attualità dopo quanto accaduto dopo il primo atto della finale scudetto tra Pescara e Luparense. Era atteso per oggi il comunicato del giudice sportivo che ha sostanzialmente decapitato il Pescara calcio a 5, come possiamo leggere: ammenda di 5.000 euro alla società e squalifica del campo fino al 31 dicembre del 2017.
2017 e poi ancora l'ammenda alla Luparense per 1.500 euro, ma soprattutto squalifica, inibizione fino al 30 giugno del 2018 per il vicepresidente Matteo Iannascoli, oltre al dirigente Fabio Moggia. Poi il presidente Danilo Iannascoli inibito fino al prossimo 31 di ottobre e poi scorriamo fino al 31 luglio il dirigente Marco Troilo, due giornate di squalifica al tecnico Fulvio Colini, espulso nel corso della partita al pari dell'allenatore della Luparense Davide Marin, anche per lui due giornate di squalifica. Poi altra stangata, Cristian Borrutolo, il giocatore argentino squalificato fino al 31-12-2017, squalifica fino al 30 novembre del 2017 per il giocatore della Luparense Tobe, colui che ha dato il là a quel finale burrascoso con il pugno rifilato a Caputo, e anche Caputo squalificato fino al 30 novembre del 2017. Poi una giornata di squalifica per Giovanni Pulvirenti, quindi mannaia davvero del giudice sportivo sul Pescara Calcio a 5. Ricordiamo che il presidente Iannascoli nel corso della giornata di sabato ha emesso un comunicato nel quale ha dichiarato la sospensione delle attività della squadra, sia gli allenamenti sia la disputa delle partite, quindi è in dubbio, al momento non si dovrebbe disputare stando a questa presa di posizione, gara 2 prevista per mercoledì a Bassano del Grappa, gara 1 vinta dalla Luparense. Prima di dare le altre notizie vorrei subito sentire dal giornalista più anziano, andiamo per ordine d'età, Antonio De Leonardis, un commento su questa maxi stangata e le ripercussioni che possono esserci. Ma intanto è senza precedenti, una stangata del genere non me la ricordo, è pesante, pesantissima, in parte forse era annunciata anche dalla decisione del presidente Iannascoli di ritirare la squadra, insomma, quasi che insomma avesse avvertito, adesso io non so, certo è stata una cosa, per come io ho letto il dispositivo, cose allucinanti, c'è pugna da tutte le parti, insomma, quindi è strano, però magari che non abbiano pesato magari le immagini, perché credo che sia tutta farina del sacco degli arbitri, insomma. È molto grave, io non so come definirla, soprattutto una mazzata tremenda per il calcio a 5 pescarese, che insomma sono decenni che è all'avanguardia e ha raggiunto, non a caso proprio con la gestione di Danilo Iannasco, ha raggiunto i massimi livelli. Insomma, questo, una brutta pagina di sport. No, di sport, e credo che insomma rialzarsi potrebbe essere quasi, secondo me, anche la possibile fine del calcio a 5 pescarese a questi livelli, perché insomma adesso non so se c'è la possibilità di fare un reclamo, sicuramente lo faranno, ma per quello che hanno preannunciato Iannascoli, di praticamente ritirando la squadra prima delle disposizioni del giudice sportivo, mi lascia credere che quella sia già una resa, cioè un disimpegno totale in un mondo che dal suo punto di vista non accetta più. La notizia è di qualche ora fa, quindi poi vedremo quali saranno le reazioni, se ci sarà un ricorso o altro. Andrea, altre notizie? Sì, altre notizie. Come hai già preannunciato, la data di inizio del campionato di Serie B, l'Open Day venerdì 25 agosto, oggi assemblea per la Lega di Serie B. Le date principali: l'Open Day 25 agosto, data di conclusione del campionato venerdì 18 maggio 2018, 4 i turni infrasettimanali già fissati, martedì 19 settembre, martedì 24 ottobre e poi nel 2018 martedì 27 febbraio e martedì 17 aprile. Queste le date principali da fissare per quanto riguarda il prossimo campionato di Serie B. Poi due notizie che riguardano due personaggi legatissimi a Pescara, una riguarda Giorgio Repetto, l'ex direttore generale del Pescara, che nelle ultime ore viene dato in procinto di accasarsi al Teramo come nuovo direttore
direttore sportivo. Peraltro abbiamo anche una pagina in anteprima del quotidiano La Città con la firma del nostro Jacopo Forcella. Clamoroso Teramo, ripeto, sorpassa Federico e si parla di un accordo che è praticamente ad un passo, quello tra l'ex DG del Pescara e il Teramo. E poi ancora Enrico, una notizia che riguarda Marco Verratti, che per un risentimento all'inguine nel pomeriggio ha lasciato il ritiro della nazionale, non giocherà i prossimi impegni della nazionale di Ventura. Al suo posto Pellegrini del Sassuolo, che era già preconvocato e dunque resterà in ritiro dopo la partenza anticipata, dopo l'addio al ritiro di Marco Verratti per questo problema, Andrea, muscolare. Grazie per queste notizie, e poi nel corso della trasmissione ci darai le notizie di mercato, certo, perché da qualche giorno ovviamente tiene banco il calcio mercato. Allora parliamo del Pescara, qui abbiamo giornalisti con i capelli bianchi, qualcuno più giovane, quindi in passato abbiamo anche qualcuno senza capelli, è vero. In passato abbiamo vissuto stagioni deludenti, retrocessioni drammatiche sportivamente parlando. C'è qualche analogia con qualche stagione fallimentare del passato? Lo chiedo soprattutto ad Antonio e Walter. Antonio. Quella che mi fa pensare di più è alla... No, più che quella, veramente a questo livello, credo che sia stata la retrocessione della BLC nell'anno di Malatrasi, Tiddia, Tiappella, e poi si ricominciò con Tom Rosati. Quell'anno si batterono tutti quella i record. Quella del 1981, 81, quindi. 81-82. Sì, si batterono tutti i record negativi della categoria, credo che fecero 17 punti, insomma arrivarono. Tra l'altro anche le campagne acquisti molto simili. Ricordo che a gennaio quell'anno, cioè la mercato di riparazione arrivò addirittura tale Leschio, che aveva smesso di fare il calciatore e faceva il cameriere, però siccome Tiddia lo conosceva lo portò a Pescara. Niccoli con le stampelle, insomma qualcosa di molto simile a quello che è successo questo gennaio, purtroppo ultimo. Mi fa pensare a quella cosa lì. Anche allora, insomma, per rialzarsi ci fu diciamo un veterano della panchina, fu Tom Rosati, che certo aveva idee del tutto diverse rispetto a Zeman, comunque situazione diversa, voglio dire. Ecco, prendendo spunto da questi ricordi, cosa può lasciare una stagione del genere? Questo lo chiedo a Walter e poi a tutti quanti. Oh, oddio, sotto questo profilo forse era meglio prima, perché diciamo che queste tragedie sportive si consumavano nel breve periodo. C'era meno trascinamento, meno scorie che si andavano avanti. C'era la delusione per l'evento, per il risultato. È anche vero che polemiche, stadio vuoto. Sì, ma poi c'erano una serie di rituali che facevano decantare a fine anno, specie se andava male normalmente. Si cambi ritornava, societari. Si ritornava dal sindaco, si faceva qualche serata con Casalini, Piscione o chi altri che si sono. Insomma, parliamo di personaggi. Anche allora la società ancora sì, più o meno a livello, cioè non aveva grandi possibilità. Insomma, 81-82 c'erano i soliti quattro. Sono di quattro, sì, quindi infatti scarse possibilità. Erano società come l'attuale, insomma, che inventavano di volta in volta diciamo lo sviluppo del discorso in funzione dei risultati e magari di qualche jolly che si pescava qua e là con qualche prestito o con qualche scoperta. Ecco, quindi alla luce di questi precedenti, Questo momento, che sicuramente non è facile, si preannuncia un'estate calda sotto tutti gli aspetti, anche per via di una rivoluzione tecnica prevista e anche annunciata da Zeman. È uno dei momenti più difficili degli ultimi anni? Secondo me sì, però diciamo, se possiamo fare una similitudine un po' forzata guardando i personaggi, Zeman, Tom Rosati, cioè anche questa volta ci si affida più al tecnico che alla società, la speranza, la fiducia, l'attesa è più intorno al tecnico che alla società, perché il tecnico, Zeman,
in maniera molto diversa dal buon Tom, anche nei suoi critici comunque riscuote una quota di stima professionale che ne fa comunque garante di un progetto sicuramente ambizioso. Lui è famoso per dire considera soltanto i premi promozione, non ha mai preso in considerazione quelli per la retrocessione. Quindi voglio dire, sotto questo profilo ecco un'altra similitudine con una società che deve inventarsi il quotidiano, un tecnico che invece è sicuramente capace di lavorare in prospettiva e con nomi non notissimi, quindi non costosi. Antonio, sei d'accordo? In parte, la similitudine c'è soprattutto tra gli allenatori sul periodo. Cioè a me quello che mi lascia un po' perplesso, sicuramente la gestione è affidata esclusivamente a Zeman, cioè questa è la chiave un po' di questa. Ora, questo fatto di preannunciare una rivoluzione totale, io non sono d'accordo, perché voglio dire, anche l'anno in cui Zeman ha trionfato non ci fu rivoluzione totale, si arrivò con mezza squadra, diciamo che era già dell'organico del Pescara, che da Capoano a Sansovini a Cascione, Zanon, insomma c'era più o meno mezza squadra. E la differenza in particolare lo faceva, a parte Immobile, che tra l'altro non era nemmeno troppo cercato, nemmeno l'allenatore, però i giocatori chiave che Zeman ha portato erano giocatori che lui conosceva benissimo, voglio dire, l'ha avuto a Foggia, da Insigne, sì, Cone, sì, a Romagnoli, Anania, un altro suo giocatore di lungo percorso. Ora, cioè, a me spaventa un po' questo fatto di questa rivoluzione al buio in cui si parla di squadra giovane, come se fosse la garanzia fosse quella. Tu parlavi di premi promozione, però voglio dire, premi promozione ne ha presi pochi, Zeman ha presi tre nella sua carriera, quindi non è quella la garanzia. Zeman sicuramente, a mio avviso, è una garanzia di gioco, perché sicuramente ci presenterà una squadra che gioca un ottimo calcio. Ora, da qui ad allegare. Però scusami, sei d'accordo con Walter quando dice che su Zeman, diciamo, il tifoso dà più credibilità, certo, al progetto, sì, sì, ecco, ma sotto, ma questo, esatto, aspetto. No, no, il problema, come ha detto lui, è solo Zeman, questa è la cosa che un po' preoccupa, nel senso. Però non sei d'accordo con la sua idea per il prossimo anno di impostare la squadra? Quella di rivoluzionare totalmente, no, anche perché, voglio dire, non è che, ripeto, lui non è che i giocatori li tocca con la bacchetta magica e diventano tutti giocatori, ha bisogno anche di conoscere, di vedere come lavorano, da gente che è capace di lavorare. Io ho sentito, cioè, il giocatore che non è zemaniano, questa è una grandissima fesseria, voglio dire, perché pure Sansovini non era zemaniano, però ha fatto un cambiamento strepitoso adattandosi da grande professionista alle idee dell'allenatore. A me la mia perplessità è questa. Io credo che questa squadra che purtroppo è arrivata a disputare un campionato disastroso non è tutto da buttare, voglio dire, i Membushai, dopo entreremo anche sui singoli, esatto, sui singoli. Ecco, però ma secondo me sarebbe molto più prudente, anche per la costruzione della squadra, anche secondo i criteri e i sistemi di Zeman, affidarsi a uno zoccolo che comunque è affidabile, secondo me. Orlando, tu sei d'accordo con Antonio su questa idea di fare piazza pulita da parte di Zeman, oppure no, troveresti diciamo una via di mezzo, no, riconferme io... con l'innesto di giovani oppure di elementi dalla Lega Pro? No, io mi sto facendo un'idea che più o meno poi risponde anche a quello che diceva Antonio, nel senso che sono convinto che Zeman voglia il più possibile cambiare per ripartire, diciamo, su un foglio bianco e sì, fare quello che ha in mente con giocatori giovani, senza avere magari qualcuno che non gradisce i suoi metodi di allenamento, qualcuno che magari possa non remare benissimo dalla sua parte nelle difficoltà o nella mancanza di apprendimento di alcuni concetti. E ovviamente però questo non è possibile al 100%, perché la società ha molti giocatori sotto contratto,
alcuni di questi giocatori sì, un duro lavoro per i direttori, al di là del fatto che possano non essere, come dice Antonio giustamente, non zemaniani per qualcuno, ma i giocatori possono comunque sempre apprendere altri metodi, quindi la società ha tanti giocatori sotto contratto, difficilmente può liberarsene domani gratuitamente ridando i cartellini, perché non siamo nei dilettanti, non può nemmeno, diciamo, e quindi che può succedere? Può succedere una squadra, esatto, può nuova. Succedere che si arrivi ad un compromesso tra le parti, che si salvi il meglio di questa squadra e che si costruisca intorno a dei giocatori già di proprietà, quindi già in essere, già a disposizione per il ritiro, e qualcosa di più, sì, il più simile possibile alle idee di Zeman. Io per esempio immagino che tra 5 o 6 difensori centrali di proprietà, 2 possono restare, e ipotizzo Fornasier e Bovo, per esempio. Tra i 6-7 terzini di proprietà, 2 probabilmente potrebbero restare, Brugman probabilmente e Memushai potrebbero restare, e poi in attacco non abbiamo in questo momento grandissime soluzioni. Costruire intorno a questi 5 o 6 giocatori comunque importanti per la B, perché sono importanti, anche Ben Ali è un giocatore che in B fa la differenza e che è di proprietà del Pescara, ovviamente costruire eventualmente intorno a questi 5 o 6 la nuova squadra. Perché Zeman vuole fare Piazza Pulita? Lo chiedo prima a Francesco e Riccardo. Francesco. Perché evidentemente con l'esperienza che ha maturato in questi mesi, ce li ha pesati non, in questi mesi. Evidentemente non si fida da un punto di vista tecnico, però credo che la foto è quella che ha detto Orlando, sia tra il dire e il fare, e poi c'è il mercato. Al di là del fatto che il Pescara ha 30-40 giocatori sotto contratto, tra i prestiti che rientrano e quelli sotto contratto, Zeman vuole cambiare tutto, bisogna vedere poi se... Non lo capisco, è un discorso che non capisco, che significa cambiare tutto? Vuole dire, perché ha valutato in questi 3 mesi che Memushai non è in grado di fare una media di B? Aspetta, il tema della trasmissione è meglio... Zeman cambia tutto, sì. Io ti sto dicendo, volevo concludere, che Zeman vuole cambiare tutto, sì. Bisogna vedere se ci si riesce, perché il momento che non ci riesci, se Zeman... No, allora, sono due cose diverse. Lo so che è diverso, che tu lo vuoi, ma se non ci riesci te lo tieni, ma è una stronzata. Ma lo so, ma se invece tu parti dall'idea di fare una squadra, di ritoccare questa qui, di completarla, è già una cosa diversa per partire, perché io non so, prendere un giocatore giovane della C, lo conosci? Sai che sarà quello, come ha detto Orlando, dovrà vedere nei tre mesi, come ci ha abituato a fare l'altra volta, 2-3 mesi, lui deve lavorare su questi giocatori, Antonio, e poi scoprirà se sono giocatori adatti o no. Stiamo elencando l'alfabeto. Io ti sto dicendo, tu parti da A, io parto dalla Z o viceversa. Sì, sì, ma il concetto è quello, è ovvio, ma se Zeman, se c'è il tema Zeman cambia tutto, significa che Zeman ha chiesto un determinato lavoro. Evidentemente la società proverà ad accontentarlo, ma se non ci riesce ad accontentarlo, devono trovare una soluzione, oppure fa? Sì, ma alla fine parti male, il problema bisogna risolverlo, perché il problema lo risolvi con quello che sarai capace di dare, perché se poi i direttori sono capaci di sistemare, di mandare via 35 su 40 giocatori, ecco che la rosa è cambiata completamente. Poi vi chiedo, allora a questo punto Zeman ha carta bianca su tutto? Sentiamo prima Riccardo, se è d'accordo intanto su questa rivoluzione. Poi disse che con la carta bianca ci poteva fare qualche altra cosa il colonnello. Speriamo che dottore, la carta bianca di Zeman. Non sono io, aspetta. Riccardo, uno può confondere. Con tutto il rispetto per te, Totò, storia. Evidentemente bisogna vedere la carta bianca di Zeman e dopo come va a finire. Riccardo? Innanzitutto cambiamo categoria, andiamo nella categoria inferiore, quindi certi giocatori io li terrei, onestamente, perché... Stranamente, ma sono totalmente d'accordo con De Leonardi. Ah, stranamente. È una cosa strana, ma questa me la segno. Segnatela, perché è raro, però sono d'accordo con lui, nel senso che ci sono giocatori che scendendo di categoria possono fare la differenza. Su questo telaio è giusto inserire dei ragazzi giovani che hanno voglia di giocare. Io e credo che Zeman vorrebbe cambiare tutto, perché sicuramente non gli è piaciuto l'atteggiamento della squadra quest'anno. Questo è a punto tale che lui ha provato anche delle cose che probabilmente a noi sono sembrate strane,
Però, come ha rivalutato Brugman, che credo che a mio avviso, a parte che meriti la riconferma come giocatore, ma che si è fatto un'idea diversa, all'inizio l'aveva escluso probabilmente perché non lo vedeva magari allenarsi in un certo modo, dopodiché gli ha dato fiducia, il ragazzo ha risposto e secondo me per lui oggi, se, a mio parere, è un giocatore fondamentale della squadra e credo che rimanga, per come vedo io, per come ho potuto leggere io il discorso di Zeman. Chiaramente su Zeman bisogna avere fiducia e ripeto, è un uomo che in B soprattutto riesce a farci la sua squadra, ha la possibilità di costruire, di allenare in un certo modo e bisogna, però assolutamente vanno tenuti determinati giocatori. Ripeto, Ben Ali, che è stato nominato prima, è un giocatore che veramente mi fa la differenza. Non me ne priverei per andare a cercare un giocatore, cioè, che è un punto di domanda. Riccardo diceva, se Zeman vuole fare Piazza Pulita, evidentemente non gli sono piaciuti gli atteggiamenti a livello tattico, intendevo, no? Tattico, ma soprattutto anche di impegno in campo. Guarda, perché non gli sono piaciuti determinati giocatori. Da qui però a pensare ad una rivoluzione ce ne passa. Se la società vuole accontentarlo, no, vuol dire che anche i direttori hanno sposato le sue idee. Pavone, che lo conosce da tempo, ma anche Leone. Ma sono due modi di pensare un po' diversi. Sì. Ma io credo che Zeman abbia, è una supposizione, non me l'ha detto mica lui, che comunque Zeman abbia bocciato la maggior parte non tanto sotto il profilo tecnico, ma quanto sotto il profilo, chiamiamolo così, temperamentale. Cioè, questo è un organico che dal punto di vista, diciamo così, della fame, per usare un luogo comune, magari anche... Diciamo di motivazione. Ecco, parliamo di motivazione, è un... c'è troppa gente che ha già dato o che ha già preso dal calcio quello che può prendere e che difficilmente può ambire ad andare molto oltre. Quindi che succede? Che lui, che notoriamente ha bisogno di gente che gli dà una goccia in più di sudore di quello che normalmente ha, sotto questo profilo secondo me non vede gente dedita diciamo a rischiare non solo la caviglia, al sacrificio. Per lui. Il Balzano, il Cone, eccetera, votati alla causa, in questo gruppo probabilmente non li vede. Io adesso non voglio dire che ci abbia ragione o ci ha torto, per parecchi secondo me c'ha ragione da vendere, anzi questo ragionamento si fosse fatto l'estate scorsa forse molte facce non le avremmo viste da queste parti durante l'inverno e non ce ne saremmo molto accorti. Quindi questo ragionamento, però secondo quasi me, tutti volevamo la riconferma lo scorso anno. Dell'organico vecchio? Sì, ma infatti secondo me il problema grosso, come al solito, sono stati quelli che sono arrivati. Quelli bene o male li conoscevamo. Cioè, non ci scordiamo che noi abbiamo parlato per 4 anni della difesa più battuta d'Europa, o quasi. Quest'anno abbiamo l'imprimatur della più battuta d'Europa. E quando abbiamo iniziato il campionato, di nuovo che c'era? Un ragazzino, Ghiomberno, un altro ragazzino della Biraghi, che non mi pare avesse fatto sfracelli l'anno prima, nessuno dei due. E poi... Quindi in pratica l'intelaiatura andava bene in Serie A e non va bene adesso in Serie B. Non è che non va bene, è che a quell'intelaiatura, 4 anni fa... Anche con guide diverse. Ci hai tolto, io mi ripeto in varie sedi, ci togli 30 gol di Lapadula, ci togli Mandragora, ci togli Torreira. Sì, dico, l'intelaiatura, a parte poi le personalità... Si è dimostrato che non è andata bene. Io anche il ragionamento di Ben Ali è che se tu, diciamo, di certi giocatori nel fare i gregari ad altri si possono esaltare, dovendo fare, non dico i capitani, ma cambiando, diciamo, il ruolo nell'organico, magari non che si deprimono, ma non ti danno. Quindi questi mesi sono serviti a Zeman almeno in qualcosa? Beh, in questo speriamo. No, assolutamente no, io ce la vedo. Scusate, no, a lui sono serviti perché si è preso una decisione. Sì, però io non sono del tutto convinto che sia tutta farina del suo sacco. Il problema vero di questa vicenda sono i contrari. Cioè, noi partiamo, secondo me, quello che è il dubbio maggiore, è che questa società nelle ultime 5 stagioni la base era quella di creare un gruppo, cioè di fare giocatori di proprietà.
Quindi, se patrimonio. Esatto, patrimonio, con la gestione, ripeto, è stata proprio questo, voglio dire, cioè, l'arrivo di Melchiorre, l'arrivo di Lapadula, tutti i giocatori poi che facevano lo stesso Torreira e via dicendo. Ora, cioè, questa cosa presuppone un cambio di tendenza incredibile, perché voglio dire, sì, io adesso sto leggendo le notizie che soprattutto da qui in mezzo le tira fuori Orlando, perché insomma è il suo lavoro. E sono la maggior parte, vediamo, dei giocatori, i possibili prestiti, riscatto e controriscatto, cioè è tutta una filosofia diversa rispetto a quella che è stata la filosofia di questa portata avanti, secondo me, in maniera giusta da questa società per arrivare agli ultimi campionati, voglio dire, campionati importanti. E perché non è farina del suo sacco? Detto, non perché è evidentemente è d'accordo con la società, perché se questo è l'obiettivo, cioè quello di cambiare strategia, chiaramente Zeman è la persona più giusta, anche il parafulmine più giusto per portare avanti una politica di questo tipo. Cioè portiamo i giovani. Diciamolo chiaro, c'è da buttare giù di un paio di milioni. Esattamente, sì, anche però perché, non pensate che i giocatori sono svalutati. Se facciamo adesso un discorso tecnico di motivazioni, io mi rifiuto di credere che Zeman, che essendo un professionista da 40 anni, abbia dei dubbi su Zampano, su Biraghi, su Mamushai, su gran parte dei giocatori che ha utilizzato, ma Brugman, anche perché questo è vero. Però c'è anche l'altra faccia della medaglia, che sarà difficile piazzarli con le valutazioni, non dico di un anno fa, ma con delle valutazioni buone. Ma proprio per questo rispondeva Francesco, che a mio avviso tu l'obiettivo è questo, però sai, non poterlo raggiungere è una specie di autogol, nel senso che dopo tu devi recuperare dei giocatori che pensavi di mollare, e non credo che sia un bel partire. Io sotto questo aspetto ci vedo, sono molto perplesso, anche perché mi sembra tra l'altro una strategia che nasce non da un'autocritica, nel senso che tu pensi di aver sbagliato degli anni, tant'è vero che l'autocritica fatta alla fine di questa stagione, che è la peggiore in assoluto di tutti i tempi, l'autocritica è stata solo quella di mandare via Oddo, voglio dire, quindi insomma non era questa. Io mi aspettavo magari non solo a parole, non solo con le scuse, cioè di vedere anche con i fatti come raddrizzare questa barca, come magari trovare anche dei responsabili diversi, anche la famosa autocritica, credo che serva in tutti i mestieri di questo mondo, certo, per andare avanti. E sotto questo aspetto, ripeto, a me sembra ancora molto nebuloso quello che vuole fare, con questo specchio che ovviamente è Zeman, perché lui che dovesse verificarsi tutto questo disegno, questo tipo di situazione, Zeman non vuole molti veterani, no? Sì. Non si riesce a venderli e vanno messi in parcheggio. Quella è la situazione peggiore. Sarebbe la peggiore. Però è successo già 5 anni fa. Sì, però è successo, devo dire, è successo con Vukušić, che era uno inguardabile. Voglio dire, non credo che possa succedere per Memuciai, che tu non lo vuoi e ti resti in parcheggio, o con Benali, voglio dire. Questo tu sei sicuro che questi giocatori hanno un contratto fino al 2021. Ah, tra le altre cose, voglio dire, puoi parcheggiare un giocatore per 5 anni. No, non credo che si possa. Solamente è un modo di partire, ma era diverso. Un'altra perplessità. Io ormai la dico, cioè adesso girano molti nomi delle primavere, stanno girando Pessina, Di Marco, via dicendo. Dall'altra parte della cosa, però, vedi che Koulibaly e Del Sole sono già promesse ad altre squadre. Vuol dire, qual è il senso di questa politica? Io questo non riesco a capire. Perché? Per quale motivo? Vuol dire che Zeman ha già bocciato Koulibaly e Del Sole? Non ci credo. Non ci credo. Quindi, Antonio, come la definire questa situazione? Sembra un po' nebulosa, confusa, no? come strategia. Certo, perché si va incontro ad un lavoro selettivo con la necessità di non svendere il patrimonio di cui sei in possesso. Enrico, secondo me anche il fatto più tutti di, i giocatori che torneranno di addossare tutta la responsabilità di questo presidente su Zeman è sbagliata anche nei confronti di Zeman. Cioè non è una cosa, non lo mettono in una condizione facile, cioè, insomma, credo che questo dovrebbe avere una politica chiara, magari dirlo seriamente: vogliamo rinunciare ai contratti, sono troppo pesanti eccetera, non ci vuole niente a dirlo, voglio dire, cercare di farlo. Quindi voi siete convinti che parta dalla società questo segnale, sì, non da Zeman? Siete tutti d'accordo? Sono d'accordo. Tutti d'accordo, cioè, Walter, Francesco? Sì. E l'elemento finanziario Francesco Ricciardo un po' dubbioso. Diciamo che forse si sono accordati, evidentemente il Presidente ha fatto determinati discorsi con
Zeman e Zeman. Se sono d'accordo, mica la fine del mondo, va benissimo. Però basta io non dire. Il problema se ma non sono non d'accordo. Esatto, no? Il problema se non sono d'accordo. Ho capito, ma non credo che Zeman resti, sia il tipo di allenatore a 70 anni, che non è che te fa carriera, a 70 anni, di accettare un compromesso. Un compromesso, un programma che lui non condivide al 100%. Io credo che conoscendo... Sì, come ha detto pure Enrico, quali garanzie hai che tu questo progetto vada in porto? Fammi capire. Cioè ci stanno 50 giocatori, tu ti pensi di rivoluzionare 50 giocatori, il mercato, ma non c'è, che non lo conosci il mercato, l'altra siamo riusciti a prendere mezza punta per la storia del mercato, ma ne vogliamo vendere 50. No. Ricordiamoci la storia di Vukušić. Alla fine è stato regalato. Bisogna vedere anche i direttori da che parte stanno. Non vi vorrei mettere ansia, ma tra 80 giorni c'è la prima di campionato, quindi un giocatore al giorno va venduto quasi di media. Cioè, no, perché voglio dire. I direttori sappiamo che Pavone è più legato a Zeman, quindi potrebbe... No, la linea di principio è giusta, cioè quella di puntare su giocatori giovani, però ti ripeto, quando è arrivato da Foggia a portare giocatori che lui conosceva. Sì. Non ha portato giocatori che sicuramente non ha visto mai, l'avrà visto forse Pavone, l'ha visto qualche volta Leone, ma lui no, non ci ha lavorato, vuol dire, perché poi deve scoprire. Ricordatevi Sansovini, quando l'anno di Zeman, lui la prima partita venne schierato esterno. Voleva andare via. Dopodiché, giocatore, si è allenato, si è sacrificato, ha convinto il tecnico e ha scoperto strada facendo di essere un giocatore zemaniano e viceversa, insieme ha scoperto che lui è il giocatore giusto. Però al 15° secondo tempo fuori, beh vabbè, questo dove perché, insomma, però intanto facevo Riccardo, prima ti ho interrotto. No, stavo riflettendo sui commenti e sono tutti giusti, nel senso che è una situazione veramente complicata, però credo che Zeman abbia le idee molto chiare, nel senso che probabilmente magari andrà anche in contrasto con la società, ma lui crede nel suo gioco e crede probabilmente in quei 22-23 giocatori che poi alla fine faranno parte della rosa. E sugli altri, io onestamente, essendo quasi tutti giovani, credo che troveranno una collocazione, credo che sarà un lavoro molto difficile nell'uscita più che nell'entrata. Ma è sicuramente Sebastiani non è sicuramente il presidente che va a svalutare, perché non se lo può permettere, e quindi è una situazione veramente difficile. Credo che i lavori dei due direttori sarà molto complicato, ma ribadisco il fatto, Zeman non credo che vi scenda a compromessi, scenderà magari a compromessi su quei due o tre giocatori che magari lui non è totalmente, magari è in dubbio, e a quel punto magari li tieni. Faccio un esempio, Ben Ali. Se restano 2-3 giocatori su 25, esatto, è un bel lavoro. Ma gli altri saranno 6-7 almeno. No, la cosa che veramente mi fa riflettere è il ragionamento di Antonio, che trovo veramente stasera particolarmente sempre, d'accordo stasera su Koulibaly e su Del Sole. È incredibile questa cosa. Però su Koulibaly e su Del Sole è veramente il ragionamento è giustissimo, nel senso, li hai in casa. Come linea di principio. Come linea di principio, li hai in casa. Che a meno che su Koulibaly ti danno una cifra astronomica, allora uno fa i conti. Dopo Orlando ci parlerà di Koulibaly, perché so no, però il principio è giusto, ce li hai in casa, due giovani, fare un anno in via, rimangono. In cabina di regia, quindi Peppe Pavone, che negli ultimi anni è rimasto un po' dietro le quinte, però ovviamente con Zeman ha più peso il suo pensiero, no? Ma sicuramente, anche perché questa... Infatti gli è stato rinnovato il contratto per un anno. Sicuramente ha rivalutato anche il ruolo di Pavone, che negli ultimi tre anni, diciamo, la sua esperienza precedente è stata molto limitata, voglio dire, non ha inciso molto. Sottoutilizzato. Anche perché, ricordiamo, Pavone venne preso perché doveva portare Zeman, cioè. Poi saltò la faccenda e Pavone restò direttore sportivo, però con poche funzioni, insomma. Ecco, per fare un giochino, cioè alla fine... Pavone o Leone scelgono il giocatore, cioè l'ultima parola, a chi tocca? A Zeman, ci vuole toccare. No, tra penso, Pavone e Leone. Io penso a Pavone. A Pavone. Penso a Pavone perché è più vicino all'idea di Zeman. Hanno lavorato, ma no, proprio si stimano in maniera, voglio dire. Si conoscono di più. Lavorano dall'87. No, la domanda è giusta. A me viene in mente un paradosso, cioè c'è il presidente che nell'autocritica di fine stagione dice che uno degli errori commessi è stato quello di aver dato poco ascolto ai direttori e implicitamente troppo all'allenatore,
perché a 12 mesi di distanza si trova a dare carta bianca all'allenatore e cioè, quindi diretto... commette lo stesso errore. No, dire, non lo so se, no, non lo so se sarà un'altra volta, però il paradosso è indubbiamente questo. Però lo scorso anno forse c'era solo un direttore, perché Pavone faceva più scouting, ricordo, nel mercato precedente. Adesso, no? No, ma io adesso lo stavo mettendo un po' sul filo dell'ironia. Però il paradosso è questo, che un errore che il presidente ha ammesso l'anno scorso è di aver, come dire, poggiato tutta la sua azione sul parere, sull'opinione, sui suggerimenti o sulle richieste, non lo so in che forma arrivavano, del tecnico. Però, in scusa, qualche modo, probabilmente Odd era costretto. È stata una cosa unilaterale, nel senso che l'ha detto lui, ma non sappiamo se... No, io parlo... Dovremmo sentire pure Odd. No, su qualcosa Odd ha detto, anche lui ha ammesso di aver dovuto... Diciamo formali. Allora il paradosso dice, io l'anno scorso gli ho dato troppo, l'anno successivo gli dà tutto. Questa è la realtà. Spessore diverso, poi chiaramente personaggi diversi, storie diverse, situazioni. Forse gli dà di più perché Zeman è più esperto di Oddo, forse gli dà di più perché Zeman si accontenta di determinati giocatori dal costo notevolmente inferiore di altri giocatori. Sto dicendo che vuoi dire, che Oddo gli ha fatto spendere molto. Non ho detto quello. Se io dico buongiorno, non è detto che non volevo dire buonasera, ho sbagliato e ho detto buongiorno, ma fino alle 8 di sera e giorno si può dire buongiorno per l'ultima ora del giorno, ci mancherebbe altro. Oddo, certo, se vediamo i risultati è ovvio che Oddo ha sbagliato. Ha sbagliato Odd, ha sbagliato Sebastiani, ha sbagliato Leone, hanno sbagliato tutto. Vuoi vedere? Francesco, infatti io quando parlo di autocritica globale, non è venuta fuori questa autocritica, perché noi stiamo sempre a parlare degli errori di Odd, ma voglio dire... Ma gli errori l'avranno fatti tutti, una situazione disastrosa. Però non è questo, davvero Sebastiani ha preso le sue responsabilità. Chi? Sebastiani si è... No, ti ho capito, però io parlo, ma non... Ha detto sbagliato. Riccardo, non parlo di quello che dici, di quello che fai. Voglio dire, in situazioni di questo tipo disastrose, ti puoi anche immaginare che te lo dico, non solo che cambi il tecnico, magari che rivedi la struttura, tecnica, cominci da quello. All'inizio della trasmissione, quello che avete detto voi due, ricordando... una retrocessione di mi sembra che al di là di quello che uno può dire o può fare, Sebastiani resta al suo posto e continua a fare calcio, perché ricordavate una retrocessione e tu giustamente dicevi dirigenti ma non si sta arrivavano in dubbio questo. No, scusa Francesco, siccome tu non c'eri non lo sai, retrocesse Marinelli e restò Marinelli, poi ha vinto lui il campionato, quindi la situazione è ridente anche sul piano. E c'è ancora Marinelli adesso nel 72 addirittura in Serie D, ma io parlavo di quella annata lì che è assimilabile a questa per il disastro anche tecnico di come è stata strutturata l'intera stagione, e questo da lì si è ripartiti. Ovviamente da lì si ripartì con Tom Rosati, c'è poco da dire, cioè l'immagine che ti doveva dare era Tom Rosati che ti doveva salvare, non era l'immagine, una strategia, la fiducia adesso non era una strategia di società fino a un certo punto, perché poi ha preso Tom Rosati consigliava giocatori di esperienza, giocatori magari giovani, anche lui sì, la struttura giovani, era stiamo parlando limitata, di 35 anni fa, un altro mondo. Scusa, portò Filippo Galli, preso in prestito dal Milan, che poi sarebbe diventato campione di tutto col Milan, cioè non era, anche sotto quell'aspetto, per la conoscenza dei calciatori, però Tom Rosati aveva soprattutto questa conoscenza diretta. Zema c'ha il supporto importantissimo di Pavone, se loro... quello che è mancato, al Pescara nella passata stagione, secondo me una delle cose magari da affrontare è il rapporto tra direttore sportivo e allenatore, cosa che è stata alla base del successo dell'anno prima, a prescindere dal lavoro della società e tutto il resto, però questo rapporto Repetto-Odd portato fino alla fine ha dato grandissimi frutti. Ora quest'anno io questo rapporto... E c'è stata la domanda che si devono porre loro, voglio dire, questa è la domanda. Ma loro lo sanno. Sei d'accordo, Orlando, con la valutazione di Antonio? Sì, sì, assolutamente, cioè, sono d'accordissimo. E proprio mentre parlava,
pensavo tra me e me. Speriamo che la prima cosa, prima di tutti questi nomi che girino su chi va, chi viene, e che si siedano tutti attorno a un tavolo loro, cioè poi noi potremmo anche non scoprirlo mai, però è che si siedano i protagonisti di quello che è stato, di quello che deve essere attorno a un tavolo, ricostruendo eventualmente dei rapporti che non si creano delle correnti, sì, cioè delle fazioni, cioè la fazione Zeman Pavone, la fazione Leone, la fazione Sebastiani, no, perché la società poi lì è quella, cosa la società ha anche diversi interessi, c'è anche l'aspetto finanziario che è molto complicato, quindi per alcune cose, ad esempio, Zeman dovrà trovare per forza un compromesso con la proprietà, ma lui già lo sa benissimo, così come tra le varie situazioni che Pavone starà seguendo, magari il primo giocatore chiesto è Capone dell'Atalanta, che loro vedono benissimo come sì, tipologia somiglia a Insigne, magari l'Atalanta vuole 1 milione per il prestito e a quel punto è finita lì, cioè non si va avanti per niente su nessun fronte, cioè, quindi ci sono tanti compromessi da trovare, li devono trovare loro, scusami Riccardo, finisco, attorno a un tavolo, costruendo dei rapporti nuovi, dei rapporti se prima non c'erano, o ricostruendo i rapporti e andando avanti in maniera, cioè, diciamo un po' tutti quanti all'unisono, altrimenti... Riccardo e poi Walter, poi andiamo in pubblicità. Credo che la storia è variata da quando c'è stato la dipartita di l'uscita di Giorgio Repetto dalla società, perché credo che se Repetto fosse rimasto, sicuramente a mio avviso Pavone andava via. È andato via Repetto, è stato preso Luca Leoni, che è un uomo di Sebastiani, e si sono trovati i due direttori. Dopodiché, col campionato, la storia serviva. Credo che Zeman sia venuto perché si è messo di mezzo proprio Pavone, e quindi è stato rivalutato Pavone come direttore sportivo, quindi la storia è un po' cambiata, probabilmente volevano scrivere in un modo e alla fine gli eventi l'hanno fatta scrivere in un altro, però è anomalo il fatto già che ci siano due direttori, perché comunque una società come il Pescara, due direttori è anomalo. È vero che Luca è comunque giovane, ha fatto bene a Lanciano, ha fatto bene anche probabilmente qua a Pescara, però due direttori. Beh, Pescara non l'ha fatto bene perché quest'anno non hanno fatto bene nessuno, quindi anche Leone è coinvolto, no? Fa parte dell'autocritica. Sì, ma fa parte di tutti gli altri, no? Sì, però diamogli anche il fatto che comunque è una persona giovane che si deve formare. Sì, certo. Ma vuole un uomo di esperienza, ma credo che se Zeman non accettava, quest'anno Pavone non c'era, a mio avviso. Posso sbagliarmi. Perché, scusa, però il rapporto stiamo facendo è quello. Cioè, non è che tu puoi avere due, tre direttori, il problema è quello che fanno, il rapporto che hanno, al di là delle capacità anche sul mercato, quello che vuoi, perché ci sia una chiarezza nei rapporti e soprattutto che ci sia questa unione tra direttore sportivo, diciamo, chiamiamolo titolare, e l'allenatore, perché poi ognuno deve avere il suo ruolo in questa cosa qui. Sebastiano ha detto più volte, ne posso prendere pure tre, ho capito, prendine pure quattro, però ognuno deve avere un suo ruolo preciso, non è che si vanno a pestare i piedi. Comunque, e l'affiancamento comunque, al tecnico c'è quest'anno con Pavone, no, quindi tutto questo aspetto. Difatti questa è la chiave, insomma, che può comunque autorizzare a avere anche ottimismo su come possono andare le cose, voglio dire, perché c'è questo feeling sicuro, cosa che c'era appunto, ripeto, nella stagione. Sì, Orlando, poi volevo sentire Walter. Volevo aggiungere, per completare questa cosa che dice Antonio, anche dal punto di vista della comunicazione, no? Due direttori che però raramente si sono visti anche parlare negli appuntamenti mediatici dopo le partite. Io quest'anno, per esempio, ho visto un Oddo solo. Sì. Cioè nei momenti difficili, cosa che non avveniva negli anni precedenti non è, ma non è soltanto per questo, complessivamente nella storia, anche nella storia del mio mestiere, sì, che la persona qui alla mia sinistra mi ha insegnato, cioè, ecco, la regia adesso ci propone questa notizia di Oddo vicino al Frosinone, sì, dopo ne parleremo. Anche nelle squadre di eccellenza, quando ho cominciato a scrivere, il direttore sportivo a fine partita si veniva ad affacciare, parlava, lo potevi chiamare. Quest'anno c'è anche il club manager Simone Pepe, sì, ma siamo pieni, però poi a livello di comunicazione posso dire che cosa deve fare dopo la pubblicità, va bene? Dopo la pubblicità torniamo in studio, anzi riparto da Walter, a tra poco. Thank you.
Le linee e le tendenze mutano con il passare del tempo. Cogliere i cambiamenti, soddisfare le nuove esigenze, sono le qualità che fanno di Di Paolo Arredamenti il riferimento nel mondo dell'interior design. A Montesilvano, Di Paolo Arredamenti è esposizione di elementi d'arredo e punto vendita ufficiale poltrona Frau. È un mondo dedicato alla comodità e alla qualità che solo un grande marchio può darti. Di Paolo Arredamenti ti aspetta a Bellante, in via Sant'Arcangelo 120, a Teramo, in via De Gasperi 45 e a Montesilvano, in corso Umberto 590. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Minuti, allora Andrea Costantini, tanti i nomi che circolano in questi giorni, ci puoi dare, non so, le ultimissime novità? Sì. Prima hai fatto vedere anche la notizia di Oddo vicino, ecco, a Frosinone. In effetti sul sito del noto esperto di mercato Alfredo Pedulla si parla di questo incontro che sarebbe avvenuto ieri proprio tra il Frosinone e Massimo Oddo, che ricordiamolo è ancora legato contrattualmente al Pescara. Buone sensazioni dopo questo incontro, anche se il Frosinone è anche su Bucchi, un altro ex tecnico del Pescara, Bucchi che però potrebbe finire al Sassuolo, quindi insomma potrebbe essere Massimo Oddo il nuovo allenatore del Frosinone. Tra i tanti nomi che circolano non da oggi ma già da diverse settimane, soprattutto dalla fine del campionato di Serie B della regular season, Simone Andrea Ganz, giocatore di proprietà della Juventus che ha concluso la stagione con il Verona, 4 reti segnate in un campionato in cui ha dovuto fare la riserva di Pazzini, però è un giocatore che ha grandi qualità. Su Ganz però ci sono Ascoli, Foggia, come leggiamo anche il Perugia. È chiaro che nella trattativa
trattativa con la Juventus sul piatto potrebbe finire anche Koulibaly. E poi una notizia, se vogliamo, di colore, perché oggi ha parlato Zeman, ha parlato attraverso i microfoni di Radio 2, ha parlato anche del suo pupillo Francesco Totti, e poi ha chiuso questo intervento dicendo: Totti al Pescara, penso voglia fare ancora qualcosa di competitivo, ma nel caso gli posso far fare un provino. C'è anche un asse importante con il Milan che si potrebbe concretizzare, si parla ad esempio dell'attaccante quest'anno in prestito al Cittadella, Luca Vido, che peraltro è andato in gol nei mondiali under 20 nel pomeriggio nella partita di quarti di finale vinta dall'Italia contro lo Zambia, e sempre con il Milan potrebbe essere concretizzata la trattativa con il centrocampista Pessina, quest'anno 9 gol al Como in prestito in Lega Pro. A te. È normale poi che in questi giorni si faranno tantissimi nomi, però Antonio, prima della pubblicità, voleva sapere cosa fa Simone Pepe. No, come il termine è nuovo, voglio dire, club manager, io non l'avevo mai sentito, quindi capire un po' l'immagine della società. Ma l'immagine, credo, perché non ha fatto nessuna conferenza stampa. Non è diversa stampa. Ti immagini una cosa, club non club è stato manager, presentato alla stampa, quindi probabilmente adesso si chiarirà anche il suo ruolo, non credo che entri sotto l'aspetto tecnico. Ad oggi ha un contratto in scadenza 30 giugno. Come calciatore. Cioè, esatto. Come calciatore. Poi vedremo. Intanto il primo obiettivo è l'uomo gol, perché l'uomo gol sarà un nome importante, no Walter? Sì, si partirà, diciamo, da lì? Diciamo non solo Zeman, ma Zeman magari più di altri. Le squadre si costruiscono sulla famosa dorsale. Il portiere, che non è una marginale, anche se negli schemi... Cirillo Pigliacelli, secondo te, negli giocherà? Negli schemi normalmente non si citano i portieri. Io, francamente, tiferei per Fiorillo, perché mi dà l'idea che è un portiere che ha potenzialità inespresse. Come a vederli giocare, come tipologia, diciamo come uso dei piedi, eccetera, forse Pigliacelli potrebbe anche piacere di più a Zeman. Beh, sarebbe meglio tenerli tutti e due a questo punto. No, io no, come politica societaria due di questo tipo non li tengo, perché a uno gli strongo la carriera, diciamo, perché con Zeman che fa il titolare finché non ha 40 di febbre, no? Per cui il secondo rischia di avvilirsi in panchina. Se è uno che ha ambizioni di carriera per, come secondo, deve prendere uno, allora, io, che se io, titolare io adesso, vale 8 io la, adesso la sto, riserva, parlando, sto parlando capito, quei due, si sono capito. Dei giocatori nel senso, diciamo, della loro aspettativa, cioè due giocatori che devono ancora trovare una dimensione. Io ne scelgo uno e poi mi piglio un secondo affidabile per esperienza, ma anche per temperamento, cioè uno che mi deve stare in banchina e non deve creare problemi, casomai. Oh, problema portiere non esiste, perché ce ne sono due, quindi problema, uno... comunque tra l'altro deve risolvere Zeman, noi va. Poi potremmo sempre dire che ha sbagliato, che ha fatto bene dopo. Dovrebbe arrivare pure Anania come preparatore dei potrebbe arrivare pure Anania, anche se io penso che come preparatore dei portieri c'è sempre il Degani, però il Pescara non sta messo anche male, avere un ruolo diverso, non lo sappiamo, sì, sì. Non lo so, è un po' in dubbio tu dici Anania, ma due anni fa in attacco non partimmo con aspetta, l'idea, perché dopodiché per esempio l'altra scelta fondamentale deve fare Zeman è appunto là dietro. Bovo, ci credi o non ci credi? Perché se ti serve, diciamo, l'anziano di riferimento, deve essere uno nel quale hai piena fiducia. Secondo me Bovo può meritare questa fiducia. Adesso, al di là delle vicende contrattuali, certo, Bovo ancora due anni di contratto. Col discorso, Orlando, anno, col discorso, diciamo, che certi giocatori in B possono giocare con la sigaretta, Campagnaro andrebbe bene, però a parte il fatto che non si fuma più da un bel po' di tempo in campo, neanche in banchina si dovrebbe, voglio dire, se fai la scelta, in banchina non si può fumare adesso, no, da un bel po' che non si può, e se fai la scelta di un giocatore piuttosto che di un altro cambia anche il contorno. Con Campagnaro due anni fa e l'anno scorso abbiamo fatto una scelta, diciamo, più di uomo simbolo che non di atleta. Se per suoi limiti oggettivi, non perché non ne valesse la pena,
se scegli un altro cambia molto. Se ti tieni Fornasier e metti nel conto che c'hai uno che in categoria può dire la sua, però non è uno che comanda il reparto, parliamoci chiaro. Il Pescara ha avuto problemi in difesa perché quelle voci che dicono non sono giocatori adatti al gioco di Zeman, che ma fa chi la difesa detto? Se uno può giocare in Serie B può giocare con Zeman e con Trapattoni. È ovvio che poi dopo ci sono quelli più intelligenti e più duttili, quelli meno intelligenti e meno duttili. Poi il tutto si riconduce alla serietà e alla voglia. Se no, il sei tutto serio, si riconduce se li vuole Zeman. È chiaro, poi Zeman diciamo, ha potere discrezionale al massimo. Questi due giocatori. Ma questo pericolo che Zeman non voglia qualche giocatore, da dove uscire? Ultimamente sono stato fuori dalla regione. Ma non è, che è normale. No, sto domandando da dove viene, non ho detto Enrico, Orlando, che te lo sei inventato. Che io ho parlato bene in italiano, ho detto, ma adesso questo problema di molti giocatori, da dove viene? Siccome quando ultimamente non ci sono stato, forse quando Zeman disse qualche settimana fa, Beck disse io mi accontenterei di giocare 10 minuti, e lui disse Beck un bravo ragazzo, si accontenta di poco. Secondo me ha fatto l'epitaffio del dopo Cagliari il giorno e mi sembra una cosa stampa, e mi sembra una cosa a favore del Pescara. Lui ha detto non ci sono le basi per ripartire. Bravo, per ripartire. Esatto. La tomba del Pescara di quest'anno è stata a Cagliari con quella cosa. Poi oggi secondo me quella l'ha detta a caldo dopo la sconfitta di Cagliari, ma oggi secondo me la sua idea di cambiare tutto è un po' buttare sul tavolo questa cosa per cercare di raccogliere quello che lui veramente vuole raccogliere. Per cercare raccogliere. Di 25 giocatori che ci sono, non vuole magari te ne tieni 10. Scusa, Francesco. No? Vabbè. Lui magari non vuole parlo confermare dei 25. Stendardo, due? Dice cambiamo tutto. E però, a noi, però in realtà ha già detto alla società qual è la priorità. A questo punto il discorso è semplice, Enrico. Siccome già non riesco, ripeto, può essere che sono distratto. Anzi, sicuramente, ma se una fiducia in Zeman... Si fa in quel modo, fino a quando è possibile. Certo che si ha fino a quando è possibile. Se, non ha fiducia, se uno non ha fiducia in Zeman, si cambia subito. È no, inutile. La fiducia in Zeman c'è di sicuro. C'è di sicuro al 100%. Proveranno a fare quello che chiede Zeman. Se poi non ci riesci, non è la prima volta. Anche da Pavone. Che prima parlavi dall'attaccante. Mi sembra che l'ultima volta di Zeman in B siamo partiti con Maniero. Con Maniero, bravo, e Immobile. No, poi è arrivato Immobile. È arrivato d'estate Immobile, no? Perché poi la prima di campionato a Verona giocò Immobile e non giocò Maniero. Bene. E dov'era il bomber? E dov'era il bomber, come dite adesso, di nome? Però come diceva Antonio, appunto, già c'era una base lì. No, io non mi sto riferendo solo al problema dell'attaccante. No, l'attaccante ce l'hai, lo devi per forza, ma lo dobbiamo fare. No, non c'era però Francesco, secondo me c'è una differenza sostanziale. Zeman arrivò a Pescara alla fine di un campionato che era il primo di B dopo il ritorno, un buon campionato. Con Di Francesco, un ottimo campionato per una neopromossa, sì, addirittura con possibilità. Era una squadra più facile da migliorare. Con una squadra con età media non eccessivamente alta, lui fece una vistosa scremata a quell'organico, che aveva anche qualche esubero, diciamolo chiaro. Però lo prese una squadra che, diciamo, che aveva una sua idea, fine, una sua che alla fine del campionato aveva ottenuto dei risultati e c'erano, si vedevano bene i germogli di qualcosa di significativo. Era facilitato in questo ci senso. Ci aggiunse qualcosa e non scordiamoci che lui era venuto per partire con Togni metodista. Ci ha messo oltre 2 mesi, quasi 3, quasi il giorno a fare il cambio definitivo, fra Togni e Verratta. Adesso, con tutto il rispetto per Togni, che era per la categoria un decoroso giocatore, un dignitoso giocatore di categoria, il vero salto di qualità il Pescara l'ha fatto quando finalmente Verratta ha preso il comando delle operazioni. Ecco, Orlando diceva 80 giorni all'inizio del campionato, no? Sì. 40 giorni all'inizio del ritiro, e Zeman vuole la squadra pronta. E non vuole 40 giocatori come l'altra volta in ritiro. Quindi si correrà anche... una corsa contro il tempo anche. Sì, sì. Orlando? Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Cioè in 40 giorni il tempo fare una rivoluzione... ce n'è poco, assolutamente, per fare una rivoluzione, per questo che io sono convinto che in realtà tra l'idea generale di Zeman e le necessità societarie
si troverà il compromesso, e mi auguro e tutti ci auguriamo che il compromesso sia condiviso e sia frutto di scelte. Scuoti la testa, Riccardo? Insieme. Riflettevo sui giocatori, anche l'altra volta comunque lui la base l'aveva tenuta, ha fatto dei miglioramenti, io credo che alla fine lui la base la tenga. Voglio lui la questione della base. Io non credo che... E non vede la base, secondo sulla me. Questione no, della base no, ho soltanto una c'è paura rispetto sì. a quella precedente. La base precedente veniva da un ciclo positivo. Vincente, questa positivo. Viene da una retrocessione. Cioè, nel senso che ma può essere... Walter, poi gente non abituata a perdere, che ha avuto la sconfitta come motivo settimanale, difficile da recuperare. Però, no? Non, perdonami, non è che arriva da una retrocessione, arriva da una promozione e di una retrocessione da un campionato superiore. Quindi non è che arrivano, che questi giocatori che è la base c'erano anche in B quando hanno vinto il campionato, oppure sono... Sì, ma la bocciatura Mitrita però... non l'ha avuto perché ha fatto sei spezzoni, ma gente che si è fatto una stagione prendendo schiaffi a destra e a sinistra, prima di pensare che ti torna in campo da leader di una squadra che rinasce, io penso che questo sia il ragionamento di Zeman. Sì. Io, dopodiché anch'io farei i miei distinguo, farei. Il problema è che il grosso di questa squadra, secondo me, anche per motivi anagrafici, comincia ad avere prospettive non eccezionali, per cui io non lo so. Però, come diceva Antonio, tutto questo significa annullare il lavoro fatto negli ultimi anni. E contraddirlo, no? Direi. Lui diceva giustamente, si va a contraddire, non solo ad azzerare. Questo fatto io lo ripeto, l'ho già detto, lo ripeto, questa rivoluzione totale a me sembra una fesseria totale. Totale, perché sì, è vero che la base c'era, il campionato di Francesco, ma non fu un campionato brillante, non c'erano avuto giocatori, Verratti aveva fatto 8 partite, voglio dire, c'era giusto Cascione, c'era Capuano che era alle prime esperienze con Di Francesco, che poi di giocare pure terzino, poi c'era una base, Sansovini che giocava centravanti, cioè, chiaramente non esterno d'attacco. Perché questa squadra non può avere quegli stessi valori? Voglio dire, dopo che l'abbiamo almeno 6, 7, 8 giocatori, a mio avviso. Perché forse li ha conosciuti, perché li ha avuti, li ha conosciuti, però questi in negativo. No, io questo non sono d'accordo, anche perché lui mi pare che non abbia mai detto qualcosa contro l'impegno, le voglie di lavorare, di Memusciaio, di Zampano, questo, ma non credo che non l'abbia mai discusso, cioè, nemmeno di parliamo di un nome. Ma nemmeno di Fornasier. Ha avuto delle perplessità, per esempio, su Bruco, che ha schierato il direttore centravanti, ma no. Voglio dire, quello non lo conosceva, giusto, vabbè, dopo l'ha conosciuto, ma il giocatore non si discute. Allora perché veramente tu facciamo il discorso, dobbiamo tornare subito in Serie A, eccetera, e poi ripartire buttando via tutto il lavoro che hai fatto in 4 anni? A me mi sembra una grossa... Cioè si prende facciamo, grossa facciamo un esempio, Zampano, come terzino. In A potrebbe essere un punto di domanda, in B è un buon terzino. Ma qui il discorso è diverso, perché Zampano forse è uno dei pochi ad avere mercato. Sì, quindi... il problema è quello. No, vabbè, ho fatto un esempio, no, per dirti che la categoria è importante. Cioè, fai una B e comunque hai giocatori che la B l'hanno già fatta, che hanno avuto un'esperienza molto negativa in A, ma che comunque ti garantiscono qualcosa. Comunque, l'unico reparto che ha bisogno di rifondazione è proprio l'attacco, perché è anche la parte onestamente più facile da mettere a posto, perché l'attacco, se tu trovi un attaccante forte, si adatta a qualsiasi schema. Valla a dire a Odo, Benisella. No, ma la parte no. più facile. Abbiamo venduto quello a ho giugno. Ho detto che l'attacco è la parte più facile. Uno sociale della Badula a no. fine anno, voglio dire. Allora, vabbè, Mancuso e Roberto Insigne sono già dei punti fermi. Perché è un attaccante forte. Perché già preso si adatta a qualsiasi ruolo. Lo devi trovare. Vediamo Orlando, ufficiale Roberto Insigne. No, ufficiale. Ufficioso. Ufficiale non c'è niente, sicuramente. Mancuso sì. Di Insigne. Mancuso sì, perché Mancuso è stato preso, non ha rinnovato con la Samp, quindi ha firmato da svincolato, e anche Proietti del Bassano e anche un difensore centrale della Paganese, Carillo. Sì. 96. Ma che problema è davvero? Scusate, due anni fa quando abbiamo vinto il campionato di Serie B, mi sembra che la difesa prendeva un tantinello troppi gol. Sempre presi gol.
E infatti i punti fermi per il prossimo anno li prendiamo dalla difesa. Pure l'anno di Zeman, te lo ricordi? Come no? Allora, l'anno di Zeman si dice sempre no, che Zeman la fase difensiva. Fammi dire una cosa, io Ugo Campagnaro lo terrei. Quindi, guarda, dimmi quello che vuoi. No, io forse dove forse. Io Ugo Campagnaro lo terrei tutta la vita. E da fare piazza pulita e ripartire da capo e proprio dalla difesa. Per fare due anni fa. Ugo Campagnaro. Però è il reparto dove c'hai più giocatori. Un giocatore. Un giocatore. Alcuni che presi singolarmente. Che sul 3-0 mette la gamba, io lo terrei tutta la vita. Io ricordo che l'altra volta la Serie B, l'altra Serie B, quella vinta da Zeman intorno alla decima, undicesima, comunque c'era un rapporto preciso con il numero delle partite. Purtroppo lo scrissi, purtroppo, per fortuna l'ho scritto, quindi sta lì. E feci una statistica a quel punto là e prima di scrivere l'articolo ne parlai con Zeman alla conferenza stampa settimanale. Disse: mister, se i numeri hanno un senso, sto Pescara in Serie A ci può andare, però la difesa è questa, non tornano i numeri all'attacco. Cioè, a questa media ci vogliono 90 gol per andare, ci faremo 90 gol se servono 90 gol. Mi disse, c'era un collega che forse sta ancora sorridendo all'uscita del Poggio. Quindi voglio dire, a volte Zeman vede le cose che noi non vediamo. All'epoca Immobile non era del tutto esploso, Insigne neanche. Però ecco, le squadre si possono costruire per non prendere gol, categorico e chiaro, uno di più. Vanno via tutti, come hai scritto tu. L'ha fatto capire però. Mamma, tra il farlo capire, sì, io gradirei questo. Sì. E poi Zeman è talmente bravo ed esperto. Chi ce lo dice? Quello che ha detto lui dopo Cagliari, come ha detto? Non ci sono i presupposti per arrivare. L'ha detto in tutte le sale. A chi lo dice? Che ti dice? Buttiamo via tutti. Cioè, Zeman per arrivare a fare quello che ha fatto a Bergamo, no? di schierare un terzino all'ala, come si diceva una volta, o esterno alto. L'ha schierato come attaccante, è diverso. Cioè, la cosa folle è che per arrivare a fare quello. Non è che ha fatto un'ala tattica. L'ha schierato nel ruolo. Perché secondo lui il ruolo suo era quello. Così come quello di Brugman era centravanti. Ha fatto gli esperimenti. Perciò dico, per arrivare a fare quelle cose lì. Diciamo che ha fatto degli esperimenti. Se no è da farsi dare il tesserino, da stapparglielo sulla faccia. Mentre invece, voglio dire, se poi arrivano 56 giovani, li fa gli esperimenti o no? La fa uguale o no? Ma non credo che arriveranno 56 giovani. No, ho capito, ma quando c'è la rivoluzione, che arrivano questi 11 ventenni, tac, squadra magica. Ma siamo, non credo ma che non arriveranno 11 ventenni, sono già ventenni titolari. Sei amichevole. Appunto, lo so. Deve avere la capacità. Ultimo stacco pubblicitario, poi ultimo quarto d'ora di trasmissione di questa stagione. A tra poco. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Le linee e le tendenze mutano con il passare del tempo. Cogliere i cambiamenti, soddisfare le nuove esigenze, sono le qualità che fanno di Di Paolo Arredamenti il riferimento nel mondo dell'interior design. A Montesilvano, Di Paolo Arredamenti è esposizione di elementi d'arredo e punto vendita ufficiale Poltrona Frau. È un mondo dedicato alla comodità e alla qualità che solo un grande marchio può darti. Di Paolo Arredamenti ti aspetta a Bellante, in via Sant'Arcangelo 120, a Teramo, in via De Gasperi 45 e a Montesilvano, in corso Umberto 590. Ain't nobody gonna forget you, get you.
Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. ...22:20, Antonio De Leonardis, che estate sarà? Ah, io per me spero tranquilla. Sì. Per, no, per me voglio dire. Prima per tutti. Dai. L'estate è molto calda, o meglio, siccome c'è questo effetto Zeman, a mio avviso andrà avanti fino a quando si parte per il ritiro, perché anche se dovesse arrivare 15 carneti, la gente si fida, chiaramente sarà grande attesa, perché conviene partire affari spenti oppure creare aspettative? No, non può partire affari spenti, non puoi partire. L'unica garanzia con Zeman è che sicuramente vedremo una squadra che gioca calcio, voglio dire, su questo ci metterà la mano sul fuoco, anche se andiamo noi sei, giocheremo a calcio. Perché insomma, i principi sono quelli, sicuramente. Il problema è capire. Ci credi che faccia rivoluzione o no? No, io non ci credo. Walter, ci credi o no? Io invece sì. E quindi questo non significa che ne restano due, ne potrebbero rimanere anche sei o sette, di cui due o tre titolari, non di più. Beh, due o tre titolari già è rivoluzione, no? Rispetto alla squadra che conosciamo. Infatti ho detto sì. Io ci credo, la rivoluzione tecnica. Orlando, tu che ti aspetti? Io ne salverei 4-5. Io 4-5 penso che nella squadra base del nuovo Pescara ci saranno ancora. Un'estate calda, Riccardo? Una rivoluzione, appunto. Considerato la stagione dopo che c'è. Le riflessioni, assolutamente sì, sicuramente, anche perché il mercato di uscita deve essere violento, perché un giocatore al giorno quasi. E l'estate sarà calda, sì, però io devo dirti la verità, sono fiducioso, perché in Zeman comunque la piazza, anche se c'è un po' questo scollamento con la società, certo, credo che alla fine tramite Zeman magari con qualche risultato si possa ricompattare, che sarebbe auspicabile un po' per tutta la città, pur capendo le varie motivazioni. E per quanto riguarda il discorso dell'estate calda, sì, io giocherò a racchettoni sulla spiaggia. E questo interessa a tutti. Assolutamente. Sì, Francesco... No, tu non dire che potrei giocare a racchettoni tu pure. Io non so, mi hanno detto che gioca a calcio questo. A te. Beh, Enrico, sui social cosa è uscito? Due. Sì, intanto possiamo dire che per quanto riguarda Koulibaly, insomma, è il giocatore, il pezzo pregiato in uscita del Pescara, probabilmente se sarà ceduto resterà comunque in prestito un altro anno in riva all'Adriatico. Si è creata subito questa pista con la Juventus, c'è stato l'incontro poco prima della finale di Coppa Italia tra Juventus e Lazio a Roma, però ci sono anche altre squadre, il Milan, l'Atalanta, la Sampdoria, tutte squadre che peraltro possono mettere sul piatto dei giocatori. Scusami, delle contropartite Andrea, tecniche. Devo tornare a te. Zeman ha detto Koulibaly è meglio che vada a giocare perché ha bisogno di
di confermare, no, quello che ha fatto, perché non può giocare a Pescara, oppure però, vuole che giochi in una squadra primavera tipo Juve o Milan. Io non so chi posso dare di più, la gente fa gare per giocare con Zeman perché insomma è un maestro, giovane, anziani che siano, non capisco perché ha consigliato che deve andare a fare una primavera con la Juve. Mi sembra una cosa strana. Per comprare, questo l'ha detto, l'ha detto, sì, l'ho letto, no, anche. Sì. Quindi, sì. No, è singolare come motivazione. Oh, qualche fesseria la può dire pure Zeman. No, se chi abbia delle motivazioni che noi non sappiamo. Manca una scuola calcistica importante. Ha fatto un bel attestato di stima a quella del Pescara. Sì, sì, che adesso vuole andare a insegnare calcio in Cina e per far crescere un ragazzo lo mandi laggiù. Ricordiamo che nel 99 che ha giocato 10 partite. Io se posso, Koulibaly secondo me è pronto. Se posso dire di Serie B con Zeman, io non lo so se Koulibaly è pronto, che andare in una primavera. Ma secondo me Koulibaly, no, per quello che ho visto, se va nell'Atalanta gioca. Non ci credo. Vuol dire che per Zeman Koulibaly non è buono. No, non credo. Ma non ci crede. Non capisco. Cioè, non ci crede. E secondo lui il ragazzo ma non io è pronto. No. E quindi farebbe la riserva pure qua. Non mi fila, è chiaro, farebbe la riserva, ma non mi fila anche questo discorso che siamo della Juventus. A parte il fatto, se posso fare una battuta, che la Juventus ci avrebbe fatto un grosso favore prendendosi Kubas l'anno scorso e non prendendosi Koulibaly adesso, ce lo può anche lasciare. Io non vedo. Ma Kubas esiste? Pare che esista, però si diceva che l'aveva visto la Juventus, però purtroppo non ce l'ha tolto dalle mani. Ma adesso scherzi a parte, se io devo far crescere un ragazzo di 18 anni che ho nella mia primavera e già giocato in prima squadra in Serie A, lo mando a crescere nella primavera da Juventus. A parte il fatto che mi sembra una novità assoluta che la Juventus prenda giocatori di altri per valorizzarli. Normalmente faceva esattamente il contrario. No, in questo caso sarebbe ceduto Koulibaly alla Juventus. Allora è un altro discorso. Cioè tu hai un giocatore che è esordito in Serie A e l'operazione prevede e che vendi per andare a giocare una primavera. Un posso dire la mia? Non la capisco sta cosa. Se questa operazione se riuscisse a prendere Rossini e Favilli, per esempio, sono due giocatori. Bravo. La Juventus ha detto che non te li dà. Esatto, allora voglio dire, al di là di Gans, molto meglio di Gans. Comunque, al di là di tutto, visto anche oggi la partita che hanno al fatto. Al di là di tutto, secondo me c'è un dato di fatto. Al 30 giugno il Pescara deve fare cessioni in plusvalenza, come tante altre società. Il Pescara entro il 30 giugno deve fare cessioni in plusvalenza per sistemare il bilancio, dopo si pensa al nuovo. E questa è una Koulibaly strategia è obbligata. La Padula dell'anno scorso, Koulibaly la prima persona che sarà sacrificata. È uno dei possibili da sacrificare per questa esigenza di mercato. Andrea, abbiamo poi può succedere notizie? Come è successo con Berne. Sì, di un biancazzurro che praticamente ha concluso la sua esperienza pluriennale molto proficua. Parliamo di Gianluca Caprari che dopo il prestito torna all'Inter, squadra che ne ha acquisito la proprietà lo scorso anno, ma ci sono diverse squadre sempre di Serie A che sono pronte ad accoglierlo, quindi in un ulteriore prestito da parte dell'Inter. Si parla in particolare di Bologna e di Sampdoria, ma ci sono anche il Chievo, l'Atalanta e il neopromosso Verona sull'attaccante romano. A te. Memusciai secondo voi resterà? No, io spero di sì perché credo che sia il giocatore che non ha mai deluso sul piano dell'impegno, della professionalità, anche dell'apporto anche sul piano tecnico. Io spero, quando parlo di una base, io in questa base ci metto potrebbe Mushai, ne resteranno almeno altri 4-5 nell'11 titolari che danno determinate garanzie, penso a Bovo, a Fornasera e a qualche altro, per non partire qui a ragione Totò quando dice possono arrivare pure tutti i giovani di questo Francesco, mondo. Ma anche Bruno, per il gioco che sappiamo, oramai conosciamo il Zeman, credo che come centrale sia, esatto. Non perché dove lo trovi di meglio? Io come Mushai ho parlato, lui vorrebbe rimanere. Il problema è prendi l'attaccante, prendi quelli che ci manca. Mi rimette la società, ma lui vorrebbe rimanere. Ancora 4 anni di contratto, Mushai. Sì. Teoricamente dovrebbe chiudere la carriera qui, poi entrano in ballo molti discorsi. Ci vuole anche una bandiera, no, in questa squadra. Ma anche perché nel marasma di questa stagione, sentite, per è uno dei pochi da Giorgio poter Repetto a Teramo, questa notizia che ha delle fondamenta, perché prima
Andrea Costantino domani ce l'ha su tutti i giornali. Ci credete? Non a parte dell'asse Pescara-Teramo. Se fossi un tifoso del Teramo stasera brinderei. Sarei contento, pure io. Se fossi un tifoso del Teramo sarei contento. È parecchio che non sento Giorgio, quindi non ho nessun segnale positivo o negativo. Però c'è una singolarità in tutto questo, che sono noti i rapporti tra i due presidenti. Sì. Quindi il direttore generale che si è lasciato non benissimo con l'uno, che va da quello almeno calcisticamente suo miglior amico, è singolare, dai, diciamoci che è singolare. E cosa ci vedi sotto? Ma ci vedo che sotto i rapporti tra Sebastiano e Petro sono migliori a oggi di quelli che il calcio tutto sommato è un paesino. Che tutti quanti ipotizzano, evidentemente tra Sebastiano e Repetto ci sono rapporti come la legge? Molto bene, sono molto contento. Diciamola tutto, il presidente del Teramo non prenderebbe mai uno per fare un dispetto a Sebastiano. Sì. Mettiamola qua. Io non penso che il presidente del Teramo prenderebbe un dirigente per fare un dispetto a Sebastiano. Ti stavo dicendo, sono molto contento perché Repetto non mi calcio. Prende un direttore. Dopo vengo da te. E lo Zeman potrebbe essere Zeman per te. È un uomo di calcio e quindi trovare una società, tra l'altro comunque vicino a casa, quella vita Pescara, e sono molto felice per lui e onestamente il Teramo fa un grandissimo acquisto perché gli può veramente dare quel gap che forse non... Francesco? Prende, per concludere e migliorare, se mi permetti, quello che stava dicendo Walter, prende un direttore sportivo d'accordo con il presidente del Pescara, ma sarebbe stata la stessa identica cosa se fosse arrivato, o se dovesse arrivare, se poi non sarà, ripeto, se è Federico. Però, è lo stesso però discorso con tutto il rispetto, con tutto il rispetto per Teramo, io pensavo che Giorgio... Se doveva decidere di rimanere, in questo caso sarebbe una scelta, diciamo, affettiva, territoriale, oltre che tecnica. Repetto ha rifiutato diverse offerte anche dalla Serie B. Infatti, secondo me, Giorgio ha una credibilità da categoria superiore, nettamente. Poi è ovvio, le sue scelte sono legate anche a una storia personale, diciamo molto legata a Pescara, alla sua zona, non si è mai voluto distaccare, quindi in questa chiave questa operazione... Antonio, secondo te accetta, ripeto, di andare a Teramo oppure spera sempre in una richiamata del Pescara? No, potrebbe accettare, no, credo che il Pescara il discorso sia chiuso, insomma, al di là dei rapporti che bene o male, almeno formalmente, sono stati ricuciti, anche l'hanno anche detto tutti e due, magari separatamente. Però credo che non sia, io resto avviso che sia stato un vero peccato che interrompere questa collaborazione in quel modo, ma soprattutto interromperlo, perché se noi andiamo a vedere questi anni di gestione da Lucchesi in poi, credo che il periodo d'oro del Pescara sia stato quello gestito da Giorgio Repetto, come DS, cioè tre anni. Orlandese, d'accordo. Sì, tra l'altro a Teramo ripartirebbe da una situazione rinnovamento, dopo una salvezza nei play-out avrebbe possibilità di cambiare, intervenire parecchio e di ricominciare un ciclo nuovo. Tra l'altro quest'anno il Teramo si è salvato nel girone peggiore della Lega Pro, il girone che ha dato tre semifinaliste per la B su 4. L'anno prossimo il campionato dovrebbe essere un pochino più light. Peggiore per il Teramo. Più difficile. Esatto, più complesso. Era un girone difficilissimo. L'anno prossimo il campionato potrebbe essere un po' meno... Perché è troppo... Grazie ad Antonio De Leonardis, a Walter Nerone, Orlando D'Angelo, Francesco e Riccardo Clinco, grazie al nostro staff, a partire dalla regia con Andrea Costantini. Andrea, buona estate, grazie. Ciao a tutti, grazie a tutto lo staff della GT Fotovideo, a Roberto Pulimante, a tutti gli altri tecnici. Ci rivedremo ovviamente a fine agosto. Buona estate, grazie per averci scelto.
è bello amare il calcio. Lega Serie A e Team hanno presentato la Serie A Team.